il cervello come può migliorare? Oh, ci sono moltissimi modi, ci sono tantissimi modi, ma a volte dimentichiamo che il cervello in realtà è un muscolo e che quindi ha bisogno di molto allenamento e di grandi stimoli. È un curiosone, è un golosone, ed è un golosone sia di sostanze nutritive che di informazioni, e quindi tenendolo allenato si possono avere delle grandi potenzialità. E nella sua struttura si formano delle connessioni. Più sono queste connessioni, più sono attive, più il cervello funzionerà bene. Ecco perché in alcuni casi la gente sente un po' di arrancare dietro agli impegni che ha, e quando sa che ho scritto questo libro mi dice: io vorrei un cervello nuovo, come posso fare? Mangiare bene, essere pieni di interessi, questo sicuramente, dormire, il sonno è fondamentale, ma oggi è nato da circa 15 anni un nuovo trend abbastanza interessante, ancora molto poco conosciuto. Si tratta dell'utilizzo di farmaci o integratori legali, normalmente utilizzati in persone che hanno patologie, come per esempio l'Alzheimer, il Parkinson, la narcolessia, ma che nei sani hanno mostrato di poter aumentare alcune facoltà cognitive fondamentali: la memoria, l'attenzione, la concentrazione, la motivazione, la visualizzazione, la logica e anche un po' l'intelligenza. Ecco, è un fenomeno, si leggeva nel libro, che nasce dagli Stati Uniti, si sta diffondendo in Europa. Quanto ne sappiamo sull'Italia? Sembra addirittura che l'Europa abbia superato gli Stati Uniti nei tassi di utilizzo. Va detto però che queste sono sostanze per chi vuole produrre di più. Io dico che con queste sostanze ci vai in biblioteca, non ci vai in discoteca, e non sono una scorciatoia. Cioè sono un plus rispetto a un grande impegno di studio e di lavoro. Ti permettono di fare di più, ti permettono di studiare e lavorare per 20 ore senza sentire la fatica. E in Europa si stanno diffondendo. Alcuni studi hanno stimato un'incidenza circa del 30% in particolari aree: l'area accademica, i medici, i militari, persone che lavorano in borsa e devono lavorare la notte. In Italia non ci sono dati, e per colmare questo gap sul sito che abbiamo inaugurato oggi, che si chiama www.cervellosenzalimiti.it, abbiamo lanciato un sondaggio online con cui vorremmo fotografare la situazione dell'utilizzo in tutto il nostro paese. Uno delle sergo del libro dice: forse un domani prenderemo una pillola per il cervello accanto al caffè ogni mattina. Assolutamente sì, il fatto è che noi abbiamo guadagnato circa 15 o 20 anni di vita in più negli ultimi 60 anni. Si tratta di una vita che noi desideriamo vivere nella migliore delle nostre facoltà. La cosa che ci fa più paura sono le demenze, le malattie neurodegenerative. A cosa serve vivere di più, essere più longevi, se non si può fare nella migliore delle proprie facoltà? Quindi la ricerca è tutta su questo, e probabilmente i maggiori utilizzatori saranno proprio i sessantenni e i settantenni. Va detto anche che gli ultimi trial clinici su Alzheimer e Parkinson purtroppo ultimamente sono tutti falliti. Bisognerà agire sulla prevenzione, e ci sono dei fattori protettivi molto importanti. Sono stati individuati 4 fattori: il quoziente intellettivo, il livello di scolarizzazione, il livello di occupazione, più alto è meglio è, e il livello di interessi extralavorativi. Questi 4 fattori insieme, quando sono molto alti di livello, permettono al cervello di godere di quella che viene chiamata una riserva cognitiva. Si tratta di una riserva in termini sia di numero di neuroni che di funzionalità, di capacità di riorganizzarsi, che nell'età anziana permettono agli anziani che hanno una, diciamo, segni clinici visibili alle diagnostiche di Alzheimer o di demenza, di non mostrare i sintomi. Sarebbe una buona notizia, giusto? Peccato però che quando questa riserva si esaurisce, i segni e i sintomi arrivano forse più forti di prima, ma questo è sicuramente un filone di ricerca che ci dice che dobbiamo investire sulle nostre facoltà già da giovani. Ecco, il mondo medico, per la sua esperienza di medico e giornalista scientifico, come sta approcciando questo nuovo panorama di tecniche, farmaci e sperimentazioni?
c'è una grossa ricerca negli ultimi anni, c'è un filone che si chiama la neuroetica, anche il Comitato Nazionale di Bioetica Italiano alcuni anni fa si è espresso. Io direi che possiamo dare due o tre indicazioni molto chiare. Utilizzare, se si vuole provare, delle sostanze legali. Ovviamente si tratta di farmaci che vengono usati off label, ossia fuori indicazione. Gli esperti dicono che non esistono in questo momento ancora studi a lungo termine per capirne l'impatto sul cervello a lungo termine, quindi il consiglio è quello, se si vuole, di utilizzarli per brevi periodi, periodi limitati per quello che serve, assolutamente non ai minori, perché non sappiamo che effetto possono avere su un cervello in costruzione che si sta ancora formando, e attenzione all'approvvigionamento, quello che viene acquistato in rete potrebbe non essere esattamente la molecola che state tentando di comprare. Direi che siamo ancora nell'ambito di un atteggiamento liberale, quindi se vogliamo utilizzarli in maniera personale possiamo farlo, ma ci vorrà ancora del tempo per capire questo che impatto avrà nei prossimi anni. Potremmo anche immaginare che possano essere vietate nelle università, per esempio, che le persone possano essere screenate per le sostanze se stanno facendo un esame o stanno partecipando a un concorso, ma questo è il futuro.